Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sede della Sapienza, ben ritrovati, bentornati o benvenuti a questo incontro, che spero possa essere, ecco, utile e formativo per tutti. Io riprendo un po', per le persone che non stanno seguendo, che non hanno seguito tutti gli altri incontri, faccio 5 minuti di riassunto delle puntate precedenti. Allora, il tema che stiamo affrontando quest'anno, anche perché il nostro vescovo quest'anno sta dedicando l'attenzione pastorale alla catechesi nella parrocchia, e un po' il progetto pastorale è cercare, ma questo vale per tutta la Chiesa italiana, di ridare un pochino di vita, vigore e consistenza al senso di Chiesa, che è una cosa bella. La Chiesa è una cosa bella, se uno la vive bene, non è soltanto strutture, burocrazie, vaticani, cardinali, che sono tutte tante cose belle, per carità, quindi. Allora, però, come tutte le cose, bisogna conoscerla un po'. Allora, il primo incontro che abbiamo fatto, abbiamo presentato la Chiesa, che non è una società, come dire, come tutte le altre, perché la Chiesa ha un'origine divina, non è stata semplicemente fondata da nostro Signore Gesù Cristo, ma è stata pensata da Dio prima ancora di creare il mondo. Abbiamo visto tutto quanto questo percorso graduale, ecco, di attuazione della Chiesa, dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, l'azione che ha fatto il Signore, la Pentecoste, terminando poi con l'immagine molto bella della Chiesa come corpo mistico di Cristo, che è un'immagine molto bella, si dovrebbe diventare anche la nostra parrocchia, dove c'è un capo che è il nostro Signore, ci sono i ministri che lo rappresentano, anche io nel mio piccolo lo rappresento, anche se non sono lui, ma lo rappresentano, poi bisogna vedere come, e tutte quante le membra, e camminano con funzioni distinte ma in una sostanziale unità di intenti. Seguendo un pochettino la presentazione che della Chiesa fa la Costituzione del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, che si è proprio dedicata alla Chiesa, è stato il primo grande documento del Magistero in 2000 anni a parlare solo della Chiesa. Poi siamo passati al secondo capitolo. Il secondo capitolo vede la Chiesa nella sua configurazione storica, quindi il primo le fa comprendere l'origine divina. Poi, storicamente, la Chiesa chi è? È il popolo di Dio. Un popolo, qui abbiamo un'immagine, no? Pure il popolo italiano è un popolo, il popolo europeo, non lo so, il popolo statunitense. Quindi certamente la Chiesa è un popolo un po' sui generis, perché non è un popolo politico. Nell'Antico Testamento voi sapete che Dio scelse un popolo politico, il popolo di Israele, che poi ebbe un regno, una struttura, ma poi per volontà di Gesù la Chiesa è diventata una società trasversale, quindi non è legata a un popolo etnico né a una nazione, ma la Chiesa è una realtà a cui sono chiamati, non obbligati, ad entrare a far parte potenzialmente di tutti, senza nessun tipo di preclusione. Quindi non è un popolo fondato sullo ius sanguinis o sullo ius soli, che oggi stanno combattendo tutte queste cose qui, ma è un popolo fondato sullo ius divino, d'accordo? Quindi su legami più grandi che si fondano sul principio di appartenenza a questo popolo che è comune per tutti, ed è il battesimo. Io, Sant'Agostino diceva, per voi sono vescovo, io posso dire per voi sono parroco, ma con voi sono cristiano, ecco. E questo essere con voi cristiano è il fondamento della sostanziale uguaglianza e dignità di tutti i membri della Chiesa. E così va anche a capire una cosa, no? Nel essere cristiano c'è la chiamata alla santità, non nell'essere prete o nell'essere vescovo, perché molta gente pensa, ah, ma quello è prete quindi è santo. E chi l'ha detto questo qua? Ah, quello è vescovo quindi è santo, chi l'ha detto questo qua? Ah, quello è frate quindi è santo, chi l'ha detto? Cioè la chiamata alla santità, come poi vedremo più avanti, è radicata nel battesimo. Cioè io sarò un prete santo non solo se prendo sul serio l'ordinazione sacerdotale, ma se prendo sul serio il mio essere, essere battezzato. Cioè se già prima di diventare prete mi interessava la santità, poi mi interesserà pure da prete, certamente cercherò di santificarmi da prete come santifica un prete, perché io la moglie non la tengo. Ecco, poi se grazie a Dio ho peccato non si sa, comunque ne tengo, d'accordo? I figli naturali non ne tengo, d'accordo? Il lavoro professionale non tengo più, lo tenevo una volta, la politica non la posso fare, quindi mi santificherò da prete, i laici si santificheranno da laici, come vedremo più avanti, ma il fondamento è questo.
E approfondendo questo fondamento, il fondamento, cioè la dignità battesimale, si chiama con un termine tecnico il sacerdozio comune, d'accordo? Cioè, dice, ma come? Sì, il sacerdozio comune è quella particolare partecipazione al sacerdozio di Cristo, che è diversa dalla mia, che hanno tutti quanti i battezzati, che è una partecipazione finalizzata alla santificazione propria, mentre quella di un prete è finalizzata alla santificazione altrui. Cioè, per fare un esempio un po' grossolano, no? Se tu sei battezzato, ha da pensare che diventi santo tu, d'accordo? E c'hai questa capacità dal Signore. Se tu diventi prete, oltre che a pensare a diventare santo tu, devi pure pensare a far diventare santi l'altro. E come? Predicando, amministrando i sacramenti e governando santamente la porzione di popolo di Dio che lo Spirito Santo ti mette a governare. Ecco qua, d'accordo? E quindi abbiamo visto, due slides fa, lo facciamo, come si esplica questo sacerdozio comune nei sette sacramenti, che ricorderemo al catechismo. Siamo battezzati? Che cosa possiamo fare in forza del battesimo? Siamo diventati figli di Dio, ci è stato tolto il peccato originale, possiamo professare la fede e il culto cristiano. Che è successo con la cresima? Con la cresima il nostro legame con la Chiesa è rafforzato, perché a amministrare la cresima viene il Vescovo, c'è l'effusione dello Spirito Santo, d'accordo? C'è la rinnovazione delle promesse battesimali che il giorno del battesimo il padrino o la madrina hanno fatto al posto nostro, ma il giorno della cresima le ratifichiamo noi, d'accordo? E abbiamo l'obbligo di rendere testimonianza al Signore con la vita e la parola. O con la messa, ne parleremo, speriamo, oggi, bene, e con la penitenza pure, quindi andiamo oltre. Con l'unzione degli infermi, ne parlavo già all'epoca. Attenzione, la unzione degli infermi è un sacramento importantissimo, perché ottiene da Dio sollievo e salvezza, ma soprattutto la forza di unirsi alla passione e morte di Gesù, offrendo il dolore e accettando la morte. Cioè, questo sacramento che oggi è un po' in crisi, ma non voglio ripetere l'incontro delle due puntate fa, però mi raccomando, non facciamo morire i nostri cari senza il cosiddetto olio santo, per paura che se chiamo il prete si impressionano, perché non è la stessa cosa presentarsi davanti al Signore con questo sacramento o senza questo sacramento. Poi il matrimonio, sacramento oggi tanto tanto attaccato, tanto tanto in crisi. Ecco, è una cosa bellissima, perché è il segno dell'unione feconda tra Cristo e la Chiesa, è un sigillo sacro con cui gli sposi si promettono di amarsi e santificarsi vicendevolmente, vita naturale durante, accogliere ed educare i figli, addirittura costituire, riprenderemo queste suggestioni, una vera chiesa domestica. L'ordine sacro serve ad essere pastore della Chiesa con la grazia e la parola di Dio. La volta scorsa poi abbiamo approfondito il sacramento della confessione, quindi vado velocissimo perché oggi dovremmo occuparci più che altro dell'Eucaristia. Allora, la confessione è un sacramento importantissimo, perché, allora, voi sapete che il battesimo si riceve una volta sola. Cosa diciamo nel credo? Professo un solo battesimo per la remissione dei peccati. Quindi il sacramento propriamente ordinato alla remissione dei peccati è il battesimo. Al battesimo si riceve una volta sola. Quindi adesso non rifaccio la lezione della volta scorsa, chi vuole seguirla sta il video sul mio canale YouTube. A un certo punto i primi cristiani erano belli tosti e duri e puri, però a un certo punto qualcuno comincia a fare qualche peccatuccio o qualche peccatoccio dopo il battesimo, e mo che facciamo? Allora, forti delle parole di Gesù, che la notte di Pasqua disse agli apostoli: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno non rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi, si andò comprendendo, perché questi sacramenti non sono tutti quanti piovuti dal cielo in maniera magica, nella Chiesa, che c'era il potere di rimettere i peccati, che Gesù ha affidato a chi? Agli apostoli, non ad altri. Non so se ho detto nella lezione precedente, voi dovete sapere che un prete, credo che ce ne sia ancora uno qua da queste parti, è successo anche a me, appena ordinato prete vive un altro mese di limbo. Lo sapevate? Perché tu sei prete, la messa la puoi celebrare, ma la confessione non la puoi fare. Perché per fare la confessione, questo dipende dal fatto che il potere di rimettere i peccati Cristo l'ha dato agli apostoli. Chi sono i successori degli apostoli? Questo l'abbiamo visto nei primi incontri a cui non c'eravate. Sono i vescovi. Il Papa è il successore di Pietro, i vescovi sono successori degli apostoli, il Papa con i vescovi insieme succedono a tutto il collegio episcopale, con il capo e tutti gli altri apostoli.
Se Gesù ha detto agli apostoli a chi rimetterete, vuol dire che questo è un potere che è propriamente dato ai vescovi, così già ci anticipiamo col futuro, perché i vescovi hanno la pienezza del sacerdozio. Io ho il sacerdozio di Cristo ministeriale, ma non la pienezza, perché per esempio, secondo voi, io posso amministrare una cresima? No, ci vuole un permesso e un mandato espresso del vescovo. Posso confessare? No, fino a quando il vescovo non me ne dà la facoltà. Posso ordinare un prete? No. Posso ordinare un vescovo? Tanto meno. Posso ordinare un diacono, che è meno di me? Nemmeno. Capito? Quindi ho una partecipazione. Qual è il segno della partecipazione al sacerdozio di Cristo? Che posso celebrare la messa. Quindi posso offrire il sacrificio gradito a Dio. Ma non ho potestà tutti i sacramenti. È così? Allora, il vescovo, passato un pochino di tempo, che tu dici la messa, i primi giorni, allora, Dorona, vedi che prima venite, devo confessare? Dico, non posso. Ma come non posso? È stato dico, non posso. Mo così ve lo spiego prima, così dovesse incontrare qualche volta che c'è un prete appena ordinato, non chiedetegli di confessare, aspettate che dice, da oggi posso confessare, così gli togliete un problema. D'accordo? Ecco, allora, nel momento in cui ricevi questo, questo dipende dal fatto che compresero a suo tempo che Gesù aveva detto quelle parole. Dice quindi, vabbè, certo, i peccati sono rimessi col battesimo e un figlio di Dio non dovrebbe peccare. Questo già ci fa capire la differenza che abbiamo tra l'antico e il nuovo. Cioè, anticamente, cioè, parlare di peccato, orrore, insomma, no? Oggi noi siamo molto molto più leggeri, ma sono passati tanti anni, insomma, no? Però poi di fatto qualcuno cominciò a e cominciarono ad amministrare il sacramento. Adesso non vi faccio tanto la storia del sacramento. Insomma, oggi questo sacramento ce l'abbiamo. E che cos'è? I padri della Chiesa lo chiamavano il secondo battesimo, il terzo battesimo. Un sacramento molto importante. Solo che c'è un problema. Se, voi sapete, vi faccio una domanda, non so se lo sapete. Se viene battezzato un adulto, secondo voi, si deve confessare prima di ricevere il battesimo? No. Ci piacerebbe a tutti che fosse così. Perché per una, perché un solo battesimo? Perché Gesù Cristo è morto una volta sola in croce. Quindi perdonatemi se uso un linguaggio, io lo faccio sempre, non voglio essere riverente nei confronti dei sacramenti, capite, no? Ma essere facilmente comprensibile. Qui non sto parlando ai cardinali, sto facendo una lezione in accademia, sto parlando ai miei cari figliolini, so, che voglio tanto bene, quindi l'importante è che capiate, no? Cioè, Gesù è morto in croce soffrendo le pene dell'inferno quante volte? Una volta. Allora, per una volta ti dà il bonus al 100%. Quindi c'è proprio una misericordia assoluta. Quindi ti vengono perdonati i peccati senza che manco li confessi. Non solo non devi fare nessuna penitenza. E non solo non devi fare nessuna penitenza, ma se uno morisse appena battezzato da adulto, gli deve casca un coppo, il prete gli dice, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, ti casca un coppo in testa, è sicuro che vai dritto in paradiso. Proprio, proprio sparato, boom! D'accordo? Ma se uno deve essere sta cosa, cioè, è una combinazione proprio. Quindi non solo tutto questo, perché poi il battesimo ti fa anche un altro regalo, perché ti infonde la fede, la speranza, la carità, la giustizia, la fortezza, la prudenza, la temperanza, la grazia santificante. Cioè ti fa proprio un pacchettato, capito? Io quando vedo un bambino battezzato dico sempre ai genitori, se poteste vedere con altri occhi vi prenderebbe un infarto seduta stante, perché tu con gli occhi vedi sempre lo stesso ragazzino, ma è successo qualche cosa di veramente impressionante. Ora, che succede dopo? Che rimane un problema, che possiamo commettere dei peccati che devono essere rimessi, e poi abbiamo le virtù e la grazia che possono aumentare o diminuire. E allora che succede? Succede che sto battesimo, perdonatemi, prosegue attraverso due sacramenti. Due. Uno è la confessione, che serve a rimettere i peccati, e uno è l'Eucaristia, intesa come comunione sacramentale, che ogni volta che la fai aumenta in te la grazia di Dio, aumentano le virtù, aumenta la forza di combattere contro il peccato, diminuisce la forza che c'ha il diavolo nel tentarti, eccetera eccetera, capito? Quindi sono due sacramenti distinti, ma sono ordinati l'uno all'altro, perché prima viene la remissione dei peccati e poi viene l'Eucaristia, e non c'è Eucaristia senza remissione dei peccati. Cioè quello che il battesimo fa tutto insieme e in maniera piena e perfetta. Questi due sacramenti, attenzione, li realizzano sempre in maniera perfetta, ma molto dipende da noi. Ecco perché bisogna capire bene. Perché
La confessione in se stessa. Quando io mi confesso, allora, per ottenere il perdono dei peccati, numero uno, ti devi confessare. Dice, ma Dio non li sa i peccati? Certo che li sa. E quindi, come si chiama anche questo sacramento? Sacramento della? Penitenza. Sì, anche, dicono, c'ha tre nomi. Confessione, penitenza e riconciliazione. Sono tutti veri, sono. Riconciliazione dà l'effetto. Che succede col sacramento della penitenza? Ti riconcili con Dio, attenzione, anche con la Chiesa. Perché se io faccio un peccato, non faccio male soltanto al mio rapporto con Dio, io faccio male anche al prossimo. Questo lo insegnava bene Giovanni Paolo II. Se anche tu fai un pensiero cattivo, diceva San Giovanni Paolo II, quel pensiero cattivo che tu hai fatto fa male a tutta la Chiesa. Tu scateni un po' di male che contagia tutti quanti. Perché noi siamo tutti quanti buoni a dire questo è così, questo è così, quel prete ha dato cattivo esempio, ci abbiamo sempre quei preti, i preti ci hanno quei vescovi, eccetera, eccetera. Però l'esame di coscienza noi non ce lo facciamo mai fatto bene, capito? Perché anche una parola cattiva che hai detto tu ha fatto male a tutti quanti, d'accordo? Tu o io, non sto dicendo, sto usando, non sto usando un tuo impersonato. Allora, già la confessione è una penitenza, perché qualcuno di voi è contento di andare a raccontare le marachelle che ha fatto, è un'umiliazione, lo è. Punto e basta, lo è. Ma nostro Signore ha stabilito che così fosse, d'accordo? Quindi già la confessione ben fatta è un gesto penitenziale. Quindi tu ricevi il perdono dei peccati, ma non ricevi, cioè per ricevere il battesimo ci vuole soltanto una cosa. Qual è l'unica cosa? L'unica condizione che è richiesta per ricevere il battesimo da tutti, sapete qual è? Credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Basta. E qual è l'unica condizione per battezzare un bambino? L'unica, che è congiunta? Secondo voi posso battezzare il figlio di due islamici? Quasi tutti pensano di no, e invece sì. No, non lo so. Purché questi due islamici trovino un padrino cattolico e promettano che permettono al padrino cattolico di educarlo cristianamente. Cioè, per un bambino ci vuole solo il consenso di entrambi i genitori. Basta! Capito? Per cui anche le situazioni borderline, perché essendo il battesimo necessario per la salvezza, è un regalo che si fa al bambino ed è un sacramento proprio, il battesimo è proprio l'immagine della gratuità, capite? Cioè la gratuità della salvezza offerta da Cristo è proprio emblematicamente rappresentata dal battesimo. Per ricevere il perdono dei peccati dopo, tu ci devi mettere qualcosa del tuo. Quindi, numero uno. Ricordate sempre una cosa, Dio perdona chi è pentito, pentito sinceramente. Allora vedete il quarto punto, la quasi materia degli atti del penitente sono la contrizione o attrizione. Cosa vuol dire essere pentiti? Essere pentiti, è questo l'ultimo punto che avete visto, consiste nel pentimento sincero, ossia riconoscere che una cosa è peccato e dolersene. Cioè, vi faccio un esempio, non voglio ferire nessuno, grazie a Dio non vi conosco bene, quindi sono esempi di scuola quelli che si fanno, no? Cioè, se io ho l'abitudine che ogni tanto mi sompo una messa domenicale, cioè mancare a messa la domenica senza che ci sia una grave ragione, e in quel caso è bene parlarne con il parroco per vedere se sta grave ragione c'è, ed eventualmente ricevere la dispensa, perché si può essere dispensati dal parroco per gravi ragioni dalla messa domenicale, generalmente la si recupera in settimana quando c'è un motivo grave, d'accordo? Fuori di questi casi è classico peccato grave, più o meno questo i fedeli ancora più o meno lo sanno. Quando io vado a confessare questo peccato, nel mio cuore, ecco perché noi dobbiamo essere tutti quanti, dobbiamo crescere nella nostra coscienza, perché noi non dobbiamo fare bella figura davanti al parroco, davanti ai preti. Cioè il nostro rapporto di fede si gioca molto a cuore con Dio. Certo che c'è la Chiesa che te lo media, ma non si sostituisce a te. Allora, se tu vai a confessarti, ah padre, non manca la messa la domenica, ho detto qualche parolaccia, ho detto le bugie, è finita la confessione, diciamo, la messa sicuramente la tua coscienza la percepisce come qualcosa di un po' più grave, almeno dal catechismo. Questa essendo una cosa grave, Gesù ti perdona, ma se tu la perci, oggi capiremo forse un po' di più, se ci riusciamo a parlare, perché è così grave mancare alla messa la domenica, è una cosa gravissima. Cioè, chi manca la messa, io non ho mai sgonfiato nessuno, lo dico sempre, dico io non dirò mai a nessuno perché io non te vedo a messa la domenica, perché il non vederti a messa la domenica
è già parola sufficiente per me, perché chi non va a messa la domenica sono due le cose: o non ha capito bene cos'è la messa, oppure è da ricovero, perdonatemi se qualcuno non ce l'ha, da ricovero, ma quasi sempre la prima. Quindi il problema non è che quello è cattivo, il problema è che non si rende conto o non crede a quello che la messa è. Quindi il problema va fatto, è inutile che tu gli dai il tormento e vieni a messa, e vieni a messa, e vieni a messa, lo vive il collo e così per non sentite più. Dice, ogni tanto sentivo dire queste cose in altre parrocchie, ogni tanto bisogna farsi vedere a messa così il parroco sta zitto. Dico, io se uno deve venire a messa perché ne deve stare zitto, se ne stesse a casa, d'accordo? Perché se non va a messa non offende a me, offende a Dio, non offende a me, d'accordo? Allora, quando devi confessare e Dio guarda il tuo cuore, allora tu sarai assolto se ti dispiace sinceramente, cioè no, questa cosa non si deve fare, mi dispiace, io farò, e dice, da oggi in poi io farò il possibile che mi costa dedicare un'ora della settimana al nostro Signore, lo voglio fare. Se c'è questo, sta tranquillo che il Signore, la causa proprio del perdono è il pentimento. Invece Sant'Alfonso, mo ve la dico grossa, diceva, voi sapete che ci si può confessare, e anzi è raccomandabile confessarsi anche per peccati più piccoli, cioè che non sono peccati mortali che ti impediscono la comunione e ti mandano all'inferno. Per esempio, il mio esempio classico sono le bugie, come dice, per giustificarsi. Però anche le bugie per giustificarsi, dice, se tu devi confessare, ho detto una bugia di scusa, ma dici sì, tanto non è niente, domani se necessario ne dico un'altra 4, allora Sant'Alfonso dice, senti, siccome i peccati veniali non è obbligatorio confessarli, se li confessi senza pentimento è meglio che non dici per niente, perché se no offendi la confessione. Perché mentre il Signore perdona anche peccati gravissimi a chi è pentito, sinceramente, anche peccati gravissimi, e anche ammesso che uno abbia fatto dei reati, che poi comunque in galera ce l'andrà, perché comunque la giustizia umana ce l'andrà in galera, ok? Ma non perdona neanche una cosa così se non c'è il pentimento, perché il peccato è male e desidera che i suoi figli capiscano che il male è anche un male piccolo, cioè se tu la persona gli dai una coltellata al cuore l'ammazzi, ma se tu gli fai uno sfregio su una mano non l'ammazzi, ma gli hai fatto uno sfregio sulla mano, cioè insomma sarebbe bene non fargli uno sfregio sulla mano, ma mica ti ho ammazzato, cioè vabbè, ma sarebbe meglio che una coltellata non male per niente, insomma, no? Quindi certamente con una bugia di scusa non si va all'inferno, però è meglio non dirla per niente, perché bene comunque sia non ti fa una bugia di scusa, né a te, non fa male al prossimo, diceva Padre Pio, ma fa male a te. Quindi per questo che il Signore dice non dirla, perché il padre della menzogna è quello che c'ha le corna, capito? Quindi è chiaro che noi non possiamo, siamo mica così sciocchi, no? Andare a raccontare i fatti nostri e dire tutto a tutti. Ecco, essere sinceri non vuol dire dire tutta la verità sempre e a tutti, attenti, ma quello che dico non deve essere una bugia. Questo si impara, non difficilmente, cioè, un prete questo deve imparare il presto possibile a farlo, se no fa tanti di quei guai e tanti di quei peccati, insomma, che non si sa. Sapete, immaginate uno che si dite, ma che ti ha detto quello in confessione? Sapete, a questa domanda non si può rispondere. Quindi, e la risposta a questa domanda non è dire proprio niente, perché io non posso manco dirti che una persona si è andata a confessare. La risposta a questa domanda è, questa domanda è un sacerdote, non si devono fare, punto, fine. Perché tu non sei dovuto neanche a sapere neanche che una persona è venuta a confessarsi, perché la confessione è riservatissima al 4000%. Quindi solo a chi ha pentito Dio perdona i peccati. E poi è chiaro che per conoscere i peccati noi dobbiamo formare la nostra coscienza, perché il problema grosso che c'è oggi è questo, è che i fedeli comuni non si rendono conto di ciò che è peccato e ciò che non è peccato, anche perché il contesto sociale in cui viviamo è una continua controcatechesi, capite? Perché se uno si fida della cultura, dei costumi e delle leggi dello Stato, per la legge dello Stato sono leciti, per esempio l'aborto è un peccato per cui ancora c'è la scomunica, adesso Papa Francesco ha dato la facoltà di assolverlo, quindi il potere di rimettere dalla scomunica ad ogni sacerdote, senza, perché una volta, io l'ho fatto tante volte, tu dovevi chiedere il permesso al vescovo, cioè ti veniva a confessarsi una persona che aveva abortito, tu dici aspetti, io devo parlare con il vescovo, devo chiedere la facoltà di assolverlo, perché mi deve dare, io questa non ce l'ho in quanto prete, la facoltà di rimettere la scomunica. Cioè, la scomunica è una cosa gravissima. Allora, la facoltà di rimettere la scomunica ce l'hanno adesso i sacerdoti, però è una cosa che secondo le leggi dello Stato è lecita, ce ne sono tantissimi di esempi di questo genere, capite? Quindi c'è un
mancanza. Il problema è questo qui, fate attenzione, e questo è quello che a noi interessa da un punto di vista di liberazione cattolica. Se una cosa è male, il bene o il male non sono realtà soggettive, cioè se io non ci vedo niente di male, il male non c'è. No? Esatto. Se tu non ci vedi niente di male e questa tua ignoranza è incolpevole, nostro Signore non ti chiederà conto di quella cosa come se fosse un peccato mortale, certamente. Ma quella cosa che fai farà comunque del male a te e intorno a te. Quindi è nostro dovere essere aperti, e per questo conoscere bene il catechismo, anche terra terra, anche i 10 comandamenti, bene, che cosa significano? Allora, per commettere un peccato mortale, poi ne parleremo, ci vogliono 3 condizioni: materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso, cioè che sia una cosa oggettivamente grave, che tu sappia che quella è una cosa grave e che nonostante che sai che è una cosa grave, lo fai. Sì, ma se manca la piena avvertenza resta comunque una materia grave. Se manca la piena avvertenza è un peccato grave ma non mortale, perché manca l'elemento soggettivo, perché se tu l'avessi saputo, si presume, non l'avresti fatto. Se invece sapendolo lo fai lo stesso, è un peccato mortale. A maggior ragione se dal momento in cui vieni a sapere che era peccato grave, smetti di farlo. E certamente, quando una coscienza è retta, se una persona gli dice, sta attento, questo è peccato grave, magari non mi fido del primo pinco pallino, vado a aprire il catechismo e controllo, accipicchia, ho capito. E se non lo trovo sul catechismo, me leggo qualche maestro autorevole di spirito, qualche documento del magistero, insomma. Ecco, la prova che una coscienza sia retta, perché noi non, chi di noi è capace di discernere bene, sempre, comunque, il bene dal male? Io vi assicuro che non sono capace, che imparo tuttora adesso, giorno per giorno. Certo, le cose che so adesso so un po' di più di quelle che sapevo 20 anni fa, ma non, il mio cammino non è finito, ogni giorno continuo a imparare e continuo a crescere. Ok? Quindi la confessione, concludiamo, sapete che la Chiesa la rende obbligatoria almeno a Pasqua, in vista di una buona comunione, però anche a Pasqua la comunione bisogna, la confessione bisogna farla bene, perché piuttosto che fare una cattiva confessione, meno peggio non farla per niente, meno peggio. E l'altro momento che obbliga, sono 3 momenti, in punto di morte, prima di morire, sarebbe bene prima che uno non ci sta più con la testa, ecco, sempre molto molto delicatamente, insomma, generalmente lo chiede una persona che interessa, io lo chiederei se sapessi che sto a morire, anzi lo chiederei subito, chiamare un prete, fa una bella confessione, magari dico anche tutti i peccati passati, insomma, no? E quando uno voglia accostarsi alla comunione ed è cosciente di aver commesso un peccato mortale, e anche se non fosse certo di aver peccato mortalmente, che comunque sente che la coscienza lo avverte che qualche cosa di grave nelle cose che ha fatto ci sta. Quindi la confessione sempre sia preceduta nel dubbio da una buona comunione. E poi apriamo il capitolo sull'Eucaristia, che spero, non so se riusciremo a concluderlo, casomai lo riprendiamo. Allora, qui l'Eucaristia, dice San Tommaso, l'Eucaristia è qualche cosa di veramente grande, è il più grande dei sacramenti. Perché? Perché, lo vedremo oggi, qui sapete, adesso sta uscendo la notizia che presto faranno Santo Paolo VI. Io Paolo VI non me lo ricordo il pontificato di Paolo VI perché ero piccoletto, morto nel 78, io sono nato nel 71, quindi non mi ricordo. Però io ho letto i documenti del magistero di Paolo VI e voi sapete che quando Don Santo, San Tommaso d'Aquino, non uscivano i miracoli, allora c'è un cardinale che portò la Summa Teologia, San Tommaso d'Aquino è un genio, d'accordo? Cioè, disse, ecco il miracolo, ha scritto la Summa Teologia, basta, d'accordo? Famolo santo. Ecco, io nella mia umiltà che non ce l'ho, nella mia ignoranza, io direi Paolo VI ha scritto 3 documenti magisteriali che sono veramente spettacolari e coraggiosissimi per quei tempi. Uno è l'Umane Vitae, dove pur avendo un sacco di persone contro ha parlato chiaramente sulla contraccezione, che per i cattolici è totalmente inammissibile, d'accordo? In quanto contraccezione. Poi c'è tutto il discorso sui metodi naturali che lui stesso sviluppa, in certe condizioni, a certi casi, in certe forme, eccetera. E passò un sacco di guai per questo. Il secondo, la sacerdotalis celibatus, quando parlò del celibato dei preti, che a quei tempi tutti dicevano che i preti si dovevano sposare,
Io è stata una delle cose più belle che ho letto in vita mia, cioè io già ero molto innamorato del celibato sacerdotale, dopo ho letto quella cosa, me la proprio guarda, dico mamma che bella che è questa cosa qui. E la terza però è la Mysterium Fidei, cioè io le cose che vi dirò questa sera, come mi ha fatto capire Paolo VI, ma qua quasi più del Concilio di Trento, come è presente Gesù nell'Eucaristia e che cosa era messa non me l'ha fatto capire nessuno. Una enciclichetta, a differenza di quelle che scrivono che sono lunghe, lunghe, brevi, 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 dice quattro cose, io rimasi con due occhi così. Cioè, non è che si capisce al 100%, però poi mi saprete dire... Come si chiama, scusami, dice... La Mysterium con la Y Fidei. Ah, andate sul sito del Vaticano, leggete tranquillamente. Tanto ve ne parlo oggi. Allora, e gli parla della Santa Messa. Allora, l'Eucaristia, unico sacramento. Però l'Eucaristia, con quest'unico sacramento... diciamo così, si intendono tre cose: la Santa Messa, la Santa Comunione. Cioè, la Santa Messa potremmo dire, la Santa Messa è Gesù Cristo che si offre in sacrificio, la Santa Comunione è Gesù Cristo che si dona a noi come cibo della nostra anima, e la presenza. Se io entro in chiesa, Gesù sta sempre aspettando. Gesù rimane fedele alla sua promessa. Cosa ha detto agli apostoli prima di partire? Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Non è con noi solo spiritualmente, perché voi forse oggi saprete, forse non sapete mai, che dentro il tabernacolo non è che c'è Gesù Cristo in persona. Si chiama Mysterium Fidei l'enciclica, no? Cioè mistero della fede, perché c'è un mistero, perché nessuno può spiegare come è possibile una cosa di questo genere. Però che cosa è? Paolo VI ce lo spiega. Allora, cominciamo dalla presenza reale, termine fondamentale. Cosa succede all'ostia quando il sacerdote consacra? Perché questo è il primo punto, questa è la prima cosa che bisogna capire. Dopo che si è capito questo, si capisce un po' meglio che cos'è la messa. E poi, allora, io quando consacro dico queste parole, ripetendo quello che Gesù ha detto nell'ultima cena: questo hoc, pronome dimostrativo, è voce del verbo essere, il mio corpo. Ok, è come se io dico questa rappresenta una mano, sto dicendo la verità? No, questa è la mano. Questa è una mano. Questa simboleggia una mano, sto dicendo la verità? No, questa è una mano, questa, e dico questa. Allora, quello, prima che si dicessero queste parole, era un pezzo di pane. Ma usando il pronome dimostrativo hoc e il verbo essere, vuol dire che attraverso la ripetizione delle parole che Gesù ha pronunciato nell'ultima cena, in quel momento si determina un atto creativo, perché quello che ha fatto Gesù nell'ultima cena è stato creare se stesso in un pezzo di pane. Ok? Attenti bene. Come ha fatto? E qui la Chiesa usa una parolona, non so se l'ho scritta, che si chiama, non ve la ricorderete, transustanziazione, cambiamento di sostanza. Vi spiego? Allora, voi sapete che ogni cosa che noi, cioè il pane di che cosa è fatto? Da farina, tra l'altro, il pane azimo è per fare, e acqua. Da un punto di vista chimico, noi sappiamo benissimo oggi, meglio che allora, la farina, che è frumento macinato, c'è una composizione chimica. Okay. E l'acqua c'ha una composizione chimica. Se uno mi prende un campione della mia carne umana, c'ha una composizione chimica diversa dall'acqua e dalla farina, giusto? Allora, perché non si vede nulla con i sensi? Perché non cambia ciò che si vede, ma cambia la sostanza. Cioè, lì non c'è più la sostanza di acqua e farina, c'è la sostanza carne umana. Ecco perché andremo a Bolsena adesso, a chi ci viene l'11 marzo, cioè nei miracoli eucaristici, quella diventa carne viva e sprizza sangue. Capito? State attenti però. E perché c'è tutto Gesù Cristo? Attenti. Allora, qui bisogna fare un piccolo passaggio, perché c'è una presenza secondo la specie, dice la Chiesa, cioè secondo la specie lì è presente il corpo di Cristo. E poi vedremo perché si consacra separatamente il sangue di Cristo. Ma c'è anche una presenza per concomitanza. Attenzione a questo passaggio. Allora, attenti,
Gesù Cristo adesso, in questo momento, non stare troppo a ragionare perché è facilissimo. È vivo o è morto? È vivo? È vivo o è morto? O sta sepolto? È morto in croce. Ma è vivo? Adesso è vivo, giusto? Ok. Io sono vivo adesso? O sono morto? Può da qualche parte stare la sostanza del mio corpo senza che sia presente io, punto e basta? La sostanza viva del mio corpo? Cioè, se uno mi taglia un pezzo di carne, quello non sono io, è un pezzo di carne morta. Se da qualche parte è presente la sostanza del mio corpo, necessariamente sono presente anch'io, in tutto me stesso. Quindi insieme a me sta anche il mio corpo, il mio sangue e la mia anima. E siccome Gesù Cristo è anche Dio, c'è anche la divinità. Allora, col cambiamento della sostanza, che succede? Che attraverso la sostanza della carne, che è però nascosta, dice la Chiesa, dagli accidenti, cioè esternamente non si vede niente, cioè però quello che succede è una cosa completamente assurda, capite? Ecco perché io dico sempre ai ragazzini, avete mai visto un miracolo? Dico, no, magari lo vedessimo, dico, non l'hai mai visto? Basta che vi ha messa la domenica. Provate a fare un piccolo sforzo, cioè, allora, cambiando la sostanza, quello che succede nei miracoli eucaristici dovrebbe succedere tutte le domeniche a messa, capite? Solo che il Signore non lo fa succedere perché fa un miracolo, d'accordo? Perché voi avreste il coraggio di andare a fare la comunione con un pezzo di pericardio sporco di sangue? C'avreste il coraggio di sentirne in bocca il sapore? Sembrerebbe una cosa un po' particolare, no? E quindi non lo fa. Ma nei miracoli eucaristici Gesù fa vedere quello che c'è e lo tiene nascosto facendo un miracolo, perché è impossibile che la forma del pane, il sapore del pane, il colore del pane acceda ad una sostanza diversa. È impossibile, che è impossibile, che sarebbe come se a posto di vedere me vedeste il pezzo di legno, cioè è impossibile, però è così. Allora voi capite che essendo un cambiamento di sostanza, cosa diceva Paolo VI? Allora, se tu lo spezzi, dividi nostro Signore? No, perché in ogni piccolo frammentino, se tu prendi un frammento, un micron di pane e lo analizzi al microscopio, troverai la conformazione chimica dell'acqua della farina, anche se è un micron. Adesso noi queste cose le capiamo meglio, che sappiamo la chimica. Quindi se tu prendi un frammentino infinitesimale, piccolo di ostia, c'è tutto Gesù Cristo o no? Io quando porto con me alcuni malati che non possono deglutire, cioè stavano anche più semoneta, gli do veramente che proprio quello stretto indispensabile per non farmi leccare le dita, glielo metto un attimo così, quella fatta la comunione come se fosse mangiata la nostra grossa, così, la stessa identica cosa. Capite? Ecco perché io ho sempre altamente sconsigliato, anche se la legge della Chiesa lo consente adesso, di prendere la comunione in mano. Per un motivo molto semplice, perché proprio con gli occhi miei, cioè io fui traumatizzato da giovane viceparroco, insomma, perché mi successe tante volte di trovare i giorni dopo i giorni festivi sotto i gradini dell'altare dei piccoli frammentini di ostia. Lì c'era il pavimento scuro, si vedevano benissimo, che, capito, se un'ostia è fatta male, capito, io capisco che in teoria, se uno vuole fare così faccia pure così, ma se un'ostia è confezionata male e si stacca mentre tu fai quell'operazione, un pezzetto di ostia va a finire per terra, è chiaro che tu non l'hai fatta apposta, giusto? È evidente, perché se uno volontariamente via un pezzo di ostia e la butta per terra, torniamo con la boa, scomunicato immediatamente, profanazione diretta dell'Eucaristia, ce la scomunica istantanea, ok? Però è un pericolo, e io l'ho sempre chiesto, dico, ma io una cosa del genere, se sapessi che c'è un pericolo, non lo farei mai. Se voi fate caso, io durante la messa, dopo la consacrazione, una volta tengo congiunti i pollici e gli indici. Una volta era obbligatorio, adesso non è più obbligatorio, ma io lo faccio perché tante volte, vi assicuro, quando vado a prendere il calice faccio così, dove faccio le fotografie, ma non posso, perché cioè se io apro qui ci sono dei frammenti bianchi, se io arrivaccio così, adesso non voglio colpevolizzare, è uno scrupolo mio, sarà una delicatezza personale, ripeto, una libero te fa, oggi la legge della Chiesa consente libertà su questo, però se una persona mi dice secondo te, secondo me lascia perdere, capito? Anche perché quando anticamente si faceva questa cosa, cioè non era esattamente come la facciamo oggi, perché ti mettevano, le mani le mettevi così, ma ti mettevano sopra una tovaglietta, un tovagliolino, tu non facevi così, ma facevi così.
Certo, c'era meno pericolo di dispersione dei frammenti, il pericolo grande è quello. Io solamente l'ho sempre sconsigliato. Adesso qui lasciamo perdere, insomma, che ho pensato, insomma, come cosa bella, insomma, di fare la comunione sotto le due specie, ma anche quando dovessi smettere di farlo, certamente se una persona viene a fare la comunione in mano, io non glielo posso impedire perché la legge della Chiesa glielo consente, ma l'ho sempre sconsigliato. Dico, anche se non c'hai colpa, c'è questo pericolo. Cioè, e domanda, se uno pesta un frammento d'ostia consacrata, certamente involontariamente, non è che nessuno ha pestato. Ma che succede? Io non lo so che succede, però io so che lì c'è la presenza reale di Cristo. Tu te la metteresti sotto i piedi dei nostri consacrati, capito? Cioè, è pericoloso. Avete capito? Allora, quindi attenzione, dentro il tabernacolo, cioè dentro quell'ostia, capite che per questo quando si passa dentro il tabernacolo si fa la genuflessione. Io, ragazzini, se inavvertitamente cade l'ostia, uno la raccoglie. In teoria, poi, o meno una volta mi è successo, devi prendere un pan, devi evitare che ci camminino sopra, devi prendere un sacro lino, passarci sopra, possibilmente dopo che l'hai intinto nell'acqua benedetta, ci passi sopra, aspetti che si evapora e poi lavi quel sacro lino come si lavano gli altri sacri lini, lo metti dentro un cane a bacinella, lo stendi e metti l'acqua nel sagrario, che qua c'è sta, grazie a Dio, in chiesa, oppure sul prato. Ci stanno dei, cioè, come se te cade, cioè, capite? Cioè, allora, puoi, cioè, rimettere dentro la calice. Sono delle forme, ci sono ancora le norme liturgiche, insomma, che raccomandano, insomma, la massima. Può succedere un incidente, può succedere un incidente anche se distribuisce la comunione in bocca, può succedere tranquillamente, purtroppo, un incidente. Per questo che sarebbe preferibile, e a tuttora obbligatorio, anche se non lo usa quasi nessuno, usare, quando ci stanno i ministranti, il piattino di comunione. A me una volta il piattino di comunione mi ha salvato, ma perché è caduta un'ostia. E perché c'è, dove vedevo il chirichetto tutto contento, che ho salvato un'ostia, ma c'ha ragione, cioè, che se capita un incidente, una persona non mette bene le mani, non apre bene la bocca e che cade, oppure pure a un prete, cioè, che gli scivola un'ostia, può succedere. Cioè, capite, queste qua sono piccole delicatezze che però sono espressioni. Cioè, vi dico, è difficile credere queste cose qua. Dare dare l'ostia in mano non è giusto, perché la mano è quella che più sporca di tutti, perché sì, però questo io posso avere anche delle riserve. Noi dobbiamo stare, la disciplina della Chiesa adesso consente questa cosa e quindi merita rispetto, certamente ognuno poi è libero, io personalmente lo sconsiglio, d'accordo, però non possiamo, chi ha fatto questa cosa avrà avuto le sue buone ragioni per farlo, però il discorso è questo qui. Adesso non, ragazzi, non entriamo in cose. E il discorso è crederci a questa cosa. Cioè, Paolo VI, cioè, avete capito la spiegazione? Adesso vediamo, facciamo un secondo passaggio. La messa, che cos'è la messa? Non la Santa Comunione, la messa. La Santa Messa, che cos'è? Riprendiamo dalla consacrazione dell'ostia. In che modo è propriamente presente Gesù nell'ostia? Gesù è presente nell'ostia attraverso la sostanza del suo corpo e in concomitanza certamente con tutto se stesso. Però l'ostia propriamente è il corpo di Cristo. Se voi andate a Lanciano, noi andremo a Bolsena, ma a Lanciano hanno, dove ci sono dei resti risalenti al IX secolo, li hanno analizzati, sono dei frammenti di pericardio, di muscolo cardiaco, e pensate che le ultime cose che hanno visto, c'è ancora il movimento pulsativo. Sono passati 1200 anni. Un giorno, se io rimango a Senone qualche anno, sicuramente a Lanciano ci andremo. Non so quando, ma ci andremo. D'accordo? E sotto 5 grumi di sangue. Attenzione, il sacerdote prende il calice e ripete le stesse cose. Questo, ancora, è il calice del mio sangue. Attenzione, voi capite che chi parla in quel momento, secondo voi? Parla il sacerdote o parla qualcun altro? Non mica dico questo è il calice del sangue di Gesù, e voi capite che cosa significa? Cioè, io non mi accorgo di niente, perché anche per me lo vivo nella fede, ma in quel momento Gesù sta usando la mia, non sono io che parlo, è lui che parla, quindi capite la grandezza del sacerdozio cattolico. Sempre attenzione quando si parla dei preti, chiunque sia, cioè, allora state attenti quando si parla di preti, di vescovi o di papi. Io ve lo dico per bene vostro, cioè, Io per umiltà vi direi di me dite tutto il male che potete dire, ma se io vi dico così, il nostro Signore dice no,
Se tu non lo possono fare, non perché sei tu, ma perché sei un prete. Così dei vescovi, così dei papi, lasciate perdere. Perché la dignità oggettiva che hanno, che non dipende dai loro meriti, questo è un sacramento che uno ha ricevuto. Io ci ho avuto tanta paura. Però voi capite, tu stai trattando male una persona che in alcuni momenti Gesù si sovrappone a lei e la usa. Quando va andare a confessare, il prete non dice: Gesù ti assolvi dei tuoi peccati nel nome del Padre. Cioè, io ti assolvo. Io. Ma non è che ti assolve Don Leonardo, Don Patrizio, Don Francesco, Don Nicola o Don Filiberto. Cioè, in quel momento, dietro quel sacerdote c'è Cristo. Non è uno scherzo. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Cioè, lo dice il sacerdote, ma lo realizza nostro Signore. E nelle funzioni sacerdotali in senso stretto, in queste, per esempio per la messa, la messa celebrata dal Papa, con tutto il rispetto, è uguale a quella celebrata dall'ultimo prete più scalcagnato dell'ultima parrocchia del villaggio più sperduto del mondo. Perché da un punto di vista del rapporto con l'Eucaristia, tra Papa e l'ultimo dei preti non c'è nessuna differenza. C'ha la pienezza del sacerdozio, l'ho già detto, poi vedremo quando parleremo del Papa, le molte altre cose in più che c'ha il Papa. Ma sotto questo punto, quindi attenzione, capite? Non per le qualità soggettive. Questo ho detto tante volte anche durante l'omelia che San Francesco, quando gli portavano i preti più disgraziati del mondo, lui diceva: non te voglio sentire. Ma guarda, questo è andato a donne, questo va all'osteria tutte le sere, sembri come una scimmia, e testa sì, non lo voglio sapere. Capito? Quando qualche prete fa qualche magagna, se ne occupa il vescovo, se ne occupa il papa, che sono superiori legittimi, se ne occupa il padre eterno. È meglio non mettersi dentro, e se qualche papa fa qualche guaio, se la vede con il nostro Signore, come dicono i canonisti, prima sedes anemino judicatur. La prima sede non è giudicata da nessuno. Cioè il prete se la vede col vescovo, il vescovo, se, i cardinali se la vedono col papa, il papa se la vede col padre eterno. Ok? Vi preoccupate che se il papa fa qualche marachella, Dio non voglia, Dio ci risparmia e liberi, state tranquilli che preghiamo per lui, perché d'accordo? Ecco, io, ecco, e basta. Ok? Ora, attenzione al discorso. Questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Attenzione, sull'altare noi troviamo questa doppia presenza di Gesù, con la carne e con il sangue. Attenzione, la carne e il sangue si trovano sull'altare come? Separati l'uno dall'altro, giusto? Passo indietro. Gesù Cristo adesso è vivo e morto? Ci stavo andando prima. Oh, è vivo. Il sangue di Gesù Cristo adesso dove si trova? Dentro o fuori di lui? Scusate, io sono vivo, no? Vedete che lo vedete il mio sangue? Ce l'avrò un po' di sangue dentro il corpo secondo voi o no? Se no sarei morto. Non sono stato vampirizzato, come mi sono succhiato. Quindi il sangue, se una persona è viva, scorre dentro il suo corpo, giusto? E se voleste vedere il mio sangue, com'è il sangue di Don Leonardo? Che dovete fare? Lo dovete portare. Quindi mi dovete far uscire il sangue. Quindi dovete, attenzione, separare il mio sangue dal mio corpo. E che succede sull'altare? Trovate, questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Domanda: quando è che il corpo e il sangue di Cristo furono separati l'uno dall'altro? La passione. Mentre stava in croce, o no? E quindi che cos'è la messa? Ecco perché chi non ci va. La messa, attenzione, la messa è, potremmo dire, è l'interruzione del tempo. Cioè, quando tu vai a messa, è esattamente la stessa cosa che se fossi presente sul Monte Calvario, capito? È l'attuazione del sacrificio della nostra salvezza, capito? Cioè, non andare a messa significa dire al nostro Signore: tu sei morto per me, a me non me ne frega niente, capito? Fatti tuoi. Cioè, tu ti sei inventato il modo perché io, che sono nato nel 2018, per questo è un modo che si poteva inventare solo lui, fossi presente a questo evento, perché la messa tecnicamente si chiama ripresentazione sacramentale del sacrificio della croce, oppure Paolo VI rinnovazione incruenta del sacrificio del Calvario. Mo vi dico come lo descriveva lui, capito? Quindi non andare a messa significa questo. Dico: ma tu sei fuori di te? Cioè, allora, o tu non ci credi che Gesù Cristo è Dio? Speriamo. L'unica soluzione è che non ci credi che Gesù Cristo. Ma non mi dici sono credente non praticante? Io sono credente non praticante.
no, tu sei non credente, punto. Perché se sei credente non puoi fare una cosa del genere. Questo non sono parole mie, questo è il magistero dogmatico del Sinodo, sono tutti altri dogmi di fede. Allora Paolo VI, che era il mistero un fidei. L'unica differenza tra Gesù Cristo seduto in cielo alla destra del Padre e l'ostia consacrata, ce n'è una sola. Gesù Cristo in cielo occupa lo spazio attraverso le sue membra fisiche. Gesù Cristo nell'ostia consacrata occupa lo spazio attraverso le specie. Basta. Non c'è nessuna differenza. Per cui quando andiamo a fare l'adorazione giovedì sera, dici, tu stai davanti a Gesù Cristo in persona. Io ve lo confesso, tutte le sere faccio almeno un'ora, un'oretta e mezza d'orazione, potete venire tranquillamente in chiesa, mi trovate lì davanti dopo la messa. Non potrei campare senza, ma io ci credo che sto davanti a Gesù Cristo. Qual è l'unica differenza che c'è tra la messa e il sacrificio del Calvario? Una sola. Sulla croce è stato un sacrificio cruento, dove Gesù ha sofferto e ha versato materialmente il sangue. Sull'altare c'è un sacrificio incruento, dove Gesù non soffre, perché il sacrificio della croce viene attuato attraverso il miracolo eucaristico. Ma è lo stesso. Identico. Cambia solo, dice San Paolo, la modalità dell'offerta. Cruenta la prima, incruenta la seconda. Attraverso un'offerta che Gesù ha fatto direttamente di sé sulla croce e che fa attraverso il sacerdote durante la messa. Cioè, la preghiera che Gesù ha fatto in croce, perché Gesù in croce non è che non stava a fare niente, stava pregando per noi. Dopo la consacrazione cosa c'è? C'è la preghiera eucaristica. Sacerdote, perché il sacerdote allarga le mani? Sta così, perché sta come Cristo in croce. Voi sapete che tuttora adesso le norme liturgiche, voi sapete, quando pregate il Padre Nostro per conto vostro, potete tranquillamente stare così, che è una bella posizione, è la posizione dell'orante, ma durante la liturgia così dovrebbe stare tuttora solo il sacerdote, ma non perché il sacerdote è più, perché se lo fa solo lui, tu capisci che in quel momento sta parlando Cristo in croce, capito? Cioè, quando io parlo, per questo che, se voi vedete, dopo la Santa Messa, cioè dopo la consacrazione, io non guardo in faccia a nessuno, ma non è che non mi voglio bene, mi guardo in faccia quando sto a parlare con voi durante l'omelia, ma durante la messa no, capito? Perché io in quel momento non sto parlando con voi, sto parlando con Dio Padre e sto facendo le veci di Cristo crocifisso. Questo è stare con le braccia così, capito? Ecco perché la messa è qualche cosa, capite? Cioè, uno andava dal santo curato d'Ars e gli diceva, mi dice che cos'è la messa? Cioè, sì. Manco se lo chiedi a un angelo è capace di spiegarti che cos'è la messa. Andavi da Padre Pio e gli diceva, quanta gloria dà a Dio una messa? Gloria infinita. E ogni tanto Dio ha fatto qualche miracolo, sia miracoli eucaristici, sia per chi purtroppo pochissimi di noi siamo venuti, mi dispiace tanto, a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, ma lì valeva la pena, perché, cioè, io pensavo che stanno potuto celebrare la messa sull'altare dove celebrava Padre Pio, e con il dovuto rispetto ha celebrato la stessa messa che celebrava lui, in latino, nella vecchia forma antica. È stata un'emozione abbastanza grande, ma Padre Pio durante la messa, cioè, prendeva la forma di Cristo crocifisso, perché lui entrava, a un certo punto si doveva togliere i guanti, si vedevano le croste, appena allargava le braccia cominciava a uscire il sangue. Cioè, non era una cosa fatta tanto per fare, cioè, attraverso Padre Pio, che in quel momento rappresenta Gesù sacerdote, per il dono straordinario che aveva, Gesù faceva vedere quello che succede veramente, perché durante la messa veramente succede quello. Qui i miracoli alla Padre Pio, i miracoli eucaristici, hanno il compito di farci vedere con gli occhi ciò che c'è sempre. Ecco perché, finita la consacrazione, però dico, mistero della fede. Qua non è successo nessun miracolo, quindi tutto quello che hai sentito oggi devi farlo tu attraverso la fede, perché se non ci credi non ci credi. Ma per questo ditemi voi, se le cose stanno così, chi era d'accordo che se uno non va a messa o non ci crede o è fuori di testa? Perché se tu credi che Gesù Cristo è figlio di Dio, che è morto in croce per te per i tuoi peccati e che sull'altare si rinnova il sacrificio della croce veramente, capito? Come sei stato durante la messa? Durante la consacrazione, io devo dire ai bambini del catechismo, li vedo tutti quanti in piedi, dico, ragazzi, allora, a me non mi importa niente, io mi sono rovinato le ginocchia, forse sta in ginocchio, ho la condropatia al ginocchio, non è che sono stato questo grande sportivo, ma ha detto, cosa? Dice, ma tu stai tanto tempo in ginocchio, dico. Ma tanto, poro papa, non so se l'avete visto, tra poco non si regge più in piedi, non riesce più manco a camminare, perché credo che c'abbia lo stesso problema mio,
lui ce la fa più inginocchiarsi. Io fino a quando resisto, perché so 40 anni di me, insomma, può essere che a 80 anni ce l'avrò più manco io, dico, però io a 80 anni farei comunque da tutto, ma aggrappo a qualche modo, insomma, perché cioè, io non ce la farei a non inginocchiarmi, no? Dove io ai ragazzini dico, guardate che, cioè, a meno che io non c'è un problema serio o qualche cosa del genere, sta attento, se dura, cioè, quando avviene questa cosa, diciamo, se no ci trovassimo davanti a Cristo crocifisso, ma che sta in piedi? Papo tu, insomma, no? Cioè, nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra. Io mi ricordo una volta lessi in un libro, concludiamo la comunione, facciamo la prossima volta perché è tardi, che tra poco c'è la messa, a proposito, ci fermiamo qui, poi continuiamo la prossima volta. Io una volta lessi su un libro, sapete che gli scacciadiavoli ogni tanto estorcono ai demoni qualche confessione, i demoni prendevano in giro gli esseri umani, dicevano, noi siamo più credenti di voi. Cioè, perché quando Gesù Cristo, perché pare che faccia così, ogni tanto si affaccia nell'inferno, chi lo sa che forse li va a mettere un po' a riga, ci andasse un po' più spesso, sapete che i demoni si sono tenuti in ginocchio? Tutti, per forza. Perché l'impero divino di Gesù Cristo, perché se lui volesse, attraverso il potere dell'osso, si stenderebbe in ginocchio a tutti quanti, lo potrebbe fare, solo che ci lascia liberi. Con i demoni, siccome i demoni sono cattivi, li costringe. Dice, noi stiamo tutti in ginocchio davanti al vostro Dio, dice così, e voi no, bravi che siete. Ovviamente, a meno che, ripeto, uno non ci abbia, però capite, cioè è normale, no? Cioè, io vi racconto, insomma, prima di sapere queste cose, perché queste cose le ho imparate, devo fare veramente un monumento. Io mi ricordo benissimo il giorno in cui lessi la Mysterium Fidei, stavo a un seminario a Roma, i primi anni, leggo questa cosa. A me queste cose, come le avete sentite per oggi, non me le aveva mai dette nessuno. C'era sempre una cosa, così, questo è il mio corpo, questo è la messa, che sarà? La messa che cos'è? Ma è una festa, è la comunità cristiana che si riunisce, è l'omelia del prete, sulla messa si riuniscono tutti i colori, no? Ma a me queste cose me le ha detto nessuno. Io non ci ho dormito quasi la notte, dico, ma stiamo scherzando, stiamo. E poi quello era il Papa, quello che mi ci dava. Poi sono andato a studiare i documenti dogmatici in cui la Chiesa divina sono esattamente le stesse identiche cose. Dico, allora qui a Civicchi. Poi ti senti quello che dice il curato d'Arzi, manco un angelo saprebbe scrivere che dice, continua il curato d'Arzi, dice, se l'angelo incontra, attenzione, la Madonna o un sacerdote, che era così, saluterebbe prima il sacerdote. Dico, insomma. Perché la Madonna, per quanto era creatura, la Madonna non celebra la messa, cioè la Madonna è grandissima ma non ha la dignità sacerdotale in senso stretto, non ce l'ha, capito? Perché la Madonna raccomanda sempre l'amore ai sacerdoti, ai pastori, a tutti, capite? E quando sapete qualche cosa che non funziona è meglio fare qualche preghiera, anzi è meglio fare sempre tante preghiere. Allora basta, arriviamoci qua perché tra poco, a proposito, la messa ci sta, ecco, spero di avervi un pochino aiutato, cioè, guardate, io vi dico la mia esperienza personale, per questo che io sto continuando, io continuerò, io anche se qua verranno due persone al mese, io fino a quando sto qui farò sempre il catechismo degli adulti, fino a quando non ci stanno soltanto i muri e parlo soltanto a quelli che stanno in diretta a Facebook, e tanto lo faccio lo stesso perché qualcuno mi sta sentendo dalla rete, d'accordo? Io vi dico la mia esperienza personale, è che conoscere un po' alcune cose aiuta, capite? Cioè, se non altro, parlatene anche in giro, nel senso che forse sono cose che uno non ha mai sentito, non perché non ha avuto l'occasione di, capite? Mo che vi è capitato, insomma, qualcuno che c'ha un po' voglia di trasmettere, c'ha un po'... Meglio, capite? Meglio, no? Cioè, io penso sia una cosa bella, io quando ho conosciuto queste cose, ne ringrazio il Signore, insomma, perché... Certamente le andavo un pochino cercando, ma per me non era un diceva, ah, che pizza, volevo accannare il parroco, non volevo farmi vedere, è obbligatorio. Io non ho dato obblighi a nessuno, ho detto ai ragazzi dei genitori, dico, se vuole, cioè se non volete, anche qua, no, capite? Perché la cosa fondamentale è dobbiamo imparare a essere responsabilizzati in coscienza, cioè se tu fai una cosa del genere fai un regalo a te stesso, cioè è chiaro che io sono contento, ma io sono contento, io è evidente che sono contento, io ci ho investito la vita per il nostro Signore, no? Se ci ho investito la vita per nostro Signore, voi dovete sapere, ero laureato, ero fidanzato, di buona famiglia, queste cose qua, pure io, o sono matto o c'è sta qualcosa. Ecco perché ho tutto quanto questo entusiasmo, perché voi dovete capire, io sono una persona, una vocazione adulta, uno che ha cambiato orizzonte di vita, per cambiare orizzonte di vita sarà successo qualcosa, capite? Quindi
io spero di essere tutto nella mia vita, quindi il più peggiore peccatore, ma no, Don Abbondio no. Don Abbondio non me ce sento, insomma, cioè, non è che ho fatto il prete perché c'avevo niente da fare e mi devo mangiare piatto di minestra, dove c'ho lo stipendio, insomma, alla fine del mese, questo no. Quindi sicuramente c'ho un pochino di entusiasmo, ecco. E poi vi ripeto, vi assicuro che quando sto in queste vesti vi parlo a nome di Cristo e della Chiesa. Ho detto, sulla comunione in mano non è che sono così entusiasta, però ho detto, la legge della Chiesa lo consente? Lo consente, d'accordo? Non è compito mio, sta. Io sconsiglio, non è un peccato sconsigliarlo, però ecco, per dirvi, cioè, se io dovessi imporre la mia opinione direi no, ma non sarebbe corretto, d'accordo? Perché la Chiesa non è la mia, d'accordo? Se questa cosa dovrà essere cambiata, ci penseranno le alte gerarchie a rivederla sulla base delle cose. Se non lo fanno, io non faccio parte delle alte gerarchie, sono l'ultimo dei soldatini e sono tenuto a rispettare queste. Però per farvi capire, insomma, l'atteggiamento di doveroso, insomma, rispetto che un sacerdote comunque deve avere, io non ve le dico le cose mie personali in queste sedi. Va bene, grazie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, perché vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.